Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in una nuova recensione. Abbiamo fatto gli speciali, ci siamo divertiti, ora di parlare di software di massima e altissima qualità. Oggi parliamo della serie Ghost, prodotta da Evolution, ditta, agenzia, azienda italiana. Parliamo di questa serie per rispondere a quella marea di persone che entrano in negozio ogni giorno, che ci scrivono su WhatsApp, che ci scrivono su Instagram, che ci scrivono sul Monopoly, per chiedere quali sono i fucili migliori per iniziare se non si vuole andare successivamente a dover per forza mettere mani all'interno di questi fucili, quindi andare a fare delle modifiche interne. Quindi prendetevi un sacchetto di patatine, una bibita e sigla che poi partiamo. Non abbiamo mai nascosto di essere grandissimi fan di Evolution, né in passato né ovviamente adesso. Sarà per il rapporto qualità-prezzo dei propri prodotti, sarà per la qualità dei fucili che buttano fuori, sarà per l'estetica. Il loro parco prodotti è veramente ottimo. Oggi, parlando della serie Ghost, però, ci concentreremo sia sull'estetica che sugli interni, in quanto questa nuova linea di prodotti Evolution merita uno sguardo in più. Quello che ho qui in mano è un Ghost S con calcio PDV, quindi una variante del modello S del Ghost che appunto ha il calcio PDV e non il solito calcio telescopico da M4. Come abbiamo già detto in passato, lo ripeto giusto per, la linea Ghost di Evolution si suddivide in 4 modelli diversi con alcune varianti tra i vari modelli. Ovvero l'S come questo, l'XS che ha la canna più corta, l'M con la canna un pochino più lungo e l'L che ha la canna ancora un po' più lunga. In sostanza va a cambiare solamente la lunghezza della canna esterna, interna ovviamente del paramano. Tra questi modelli, oltre alla lunghezza della canna, poi dopo vanno a variare i tipi di accessori, i tipi di combinazioni che si possono acquistare. Qui per esempio troviamo un calcio PDV, mentre qui troviamo un calcio normale. Qui troviamo uno spegnifiamma normale, qui invece troviamo un silenziatore. Si possono trovare anche combinazioni diverse, dove per esempio non troviamo un silenziatore ma un porcofono, quindi la versione amplified, che fa ovviamente più casino. Chiarito adesso le differenze tra i vari modelli, i tipi di combinazioni, passiamo alla ciccia. L'anno scorso avevamo recensito la serie Ghost e avevamo parlato molto bene dell'ETU, ovvero il loro sistema elettronico montato sopra. Sulla nuova versione 2022 sono state apportate delle modifiche importantissime, non tanto sull'estetica generale dell'arma, ma troviamo un'importantissima miglioria sotto il cofano, per così dire, ovvero l'ETS2. L'ETS2 non è altro che una centralina inventata e creata, ovviamente messa all'interno di questi modelli direttamente da Evolution, quindi tutto fatto in casa, tutto fatto in Italia, come piace a noi. Ovvero non è altro che una centralina già montata all'interno del fucile, a differenza della maggior parte dei prodotti che troviamo, fatta eccezione per G&G che ha delle centraline su cui non mi piace parlare perché non avrei delle cose belle da dire, al cui interno è già predisposto e già settato tutta una serie di migliorie che adesso andremo ad analizzare. Partiamo parlando di quello che possiamo andare a fare direttamente con il fucile in mano, quindi senza dover fare connettere la centralina a un computer come può essere per il Titan o senza poter cambiare giusto due robe come per le centraline G&G. Tanto per cominciare possiamo andare a impostare, quindi andare a modificare le impostazioni della centralina direttamente dal grilletto. Mi ha perso il fuoco, grazie. Ovvero ci basta semplicemente andarlo a tenere premuto per 3 secondi e poi a seconda di quanti tocchi di grilletto andiamo a dare andiamo a modificare i vari tipi di impostazioni. Quindi possiamo andare a modificare il colpo singolo e far sì che al posto di spararmi un colpo me ne spari 2, 3, 4. Dopo vi faccio vedere bene com'è che si va a fare questa cosa qui. Successivamente ci sono poi tutta una serie di sistemi di protezione del fucile e di regolarizzazione, oggi è uno scioglilingua, regolarizzazione del ciclo di sparo. Quindi sostanzialmente abbiamo un sistema, che sia in colpo singolo che sia in raffica, che è molto preciso, che non si va a incastrare, che funziona come un orologio svizzero, che era da un po' che non diceva. Prima di entrare nel merito delle 14 possibili funzioni che possiamo andare a impostare grazie a questa centralina, preferirei parlare delle 4 funzioni sempre attive che rendono il ciclo di sparo, il funzionamento del fucile e gli interni veramente a prova di bomba. Quindi avvicinatevi. Che poi avvicinatevi un par di stai, sono sempre io che devo zoomare. Partiamo dal primo hot topic, quindi la domanda che fate più spesso: che batteria ci devo utilizzare? Ci dovete utilizzare una 7.4, ma avendo il fucile un sistema chiamato rilevamento del voltaggio, quindi una funzione che riconosce il tipo di batteria che gli viene collegata, potete utilizzarci anche le 11.1. Attenzione, perché poi il fucile non è più in garanzia, quindi fate le cazzate, colpa vostra.
ve l'abbiamo detto, siete avvertiti. Oltre a questo, ovviamente, quando andate a connettere la batteria, il fucile vibra, non fatevi venire strane idee. E vi dice che ok, hai collegato la batteria, l'ho riconosciuta. Un'altra funzione sempre collegata alla batteria molto interessante è che c'è un sistema di protezione della batteria. Cosa vuol dire? Che quando noi andiamo a collegare la nostra 7.4 al fucile, lui non solo riconosce che c'è attaccata una batteria, ma riconosce anche quanta energia, definiamola così in maniera semplice, c'è all'interno della batteria. Se la batteria comincia a scaricarsi, se non l'avete caricata bene, lui non continua a prendere dentro energia da quella batteria che sta per morire, in modo tale che poi si scarichi completamente e la dobbiate buttare, ma riconosce che la batteria si sta abbassando di potenza e vi smette di far sparare, avvertendovi che la batteria scarica. Questo è ottimo anche per proteggere il ciclo di funzionamento interno del fucile, che altrimenti può arrivare a piantarsi o a malfunzionare. Una cosa che personalmente trovo abbastanza importante e che è molto importante se avete appena cominciato a giocare, è la regolarizzazione del ciclo di sparo, che ho già detto più volte durante il video. Ovvero, semplificandola molto, c'è un ciclo che vi permette di andare a sparare, che quindi quando si completa fa uscire il pallino. Grazie a questo sistema di regolamento, del ciclo di sparo, quando voi state sparando in raffica, per esempio, e mollate il grilletto a caso, non state a pensare che è giusto uscito l'ultimo pallino, o lo mollate semplicemente, il pistone che va a far partire i pallini non si blocca mai a metà, ma torna sempre indietro, in modo tale che quando poi andrete a risparare di nuovo, il ciclo riprenda esattamente dal punto d'inizio, non piantato a metà. Questo è molto importante sia per proteggere gli ingranaggi, i pistoni, tutte quelle robe all'interno che costano tanto e se le rompete dovete cambiarle, vi costa un'ira di Dio, ma soprattutto di avere sempre gli stessi tempi per andare a fare fuoco. Chiaro? Sistema di protezione del motore e mantenimento e controllo costante del motore. Cosa significa? Ovvero che quando voi state sparando, state operando il fucile, c'è un sistema che tiene sempre controllato il motore. Se per qualsivoglia motivo qualcosa va leggermente fuori posto, a differenza di un sistema meccanico senza elettromeccanico di questo tipo, senza questo controllo, non vi continua a far sparare anche quando il motore non è nella giusta posizione, si è spostato qualcosa, ma lo blocca in modo tale che non si vadano a rompere gli ingranaggi perché stanno operando sostanzialmente in delle posizioni sbagliate. Questo è molto importante perché la maggior parte dei fucili che si spaccano è perché non fate controllo da tanto, gli avevano preso delle botte, il resto, qualcosa si sposta e tutto quanto, al posto di funzionare bene, funziona non tanto così bene e i componenti si usurano, si spaccano, si tranciano, buttate via tutto e comprate un nuovo fucile. Questa cosa avviene tramite tre lampeggi, quindi il fucile si blocca e dice tre volte, in modo tale da dirvi oh, c'è qualcosa che non va. Coperte le quattro funzioni sempre attive, andiamo adesso sulle 10 funzioni che potete andare a impostare da grilletto. Ma prima parliamo un attimo dei materiali. Così, spin-off. Spin-off sui materiali. Solo a me il modello S col calcio PDV piace un botto. Sarà che è uguale al mio VFC probabilmente, però proprio bellino. Parliamo un attimo dei materiali. Allora, tutti i fucili Evolution sono fatti in Carbontech, che è una specie di polimero rinforzato alla lontana, estremamente leggero ma allo stesso tempo estremamente resistente. Questo conferisce al fucile ovviamente leggerezza ma allo stesso tempo sturdiness, che continuo a non saper tradurre in italiano, e soprattutto è un pochino più elastico rispetto al metallo, quindi se si vanno a creare dei giochi, se sforziamo un pochino il fucile, non si sbraga in mille pezzi, quindi è più malleabile. Duro e malleabile, come il postale. Tutto lower e l'upper sono completamente in Carbontech, quindi è un fucile anche abbastanza leggero. Se dovete cominciare, non siete dei tori, potete fare in questa maniera, sì, del flex gratuito ci sta sempre bene. Il paramano invece è in alluminio aerodinamico. No, non è aerodinamico, ok, niente. Il fuoco, grazie. Il paramano è in alluminio aeronautico, quindi estremamente leggero e allo stesso tempo estremamente duro, come il mio postale. Non ci sono giochi, un'altra cosa che chiedete spesso e che volete sapere, non ci sono giochi, il fucile è bello compatto, anche il caricatore che è monofilare, spoiler di una roba più avanti, è veramente molto compatto, soprattutto anche con i calci e il resto, si blocca per bene addosso ed è una cosa che, come sapete, a me piace e ci vado perché mi stanno sul fucile stare pochi. Tacche di mira sono ovviamente flip up, quindi potete tirare su, sono in metallo, molto molto belle le tacche di mira in metallo, è essenziale che siano in metallo. Lo spegnifiamma in questo caso è rosso, potete andarlo a svitare, anche qui parentesi, come la tacca, il coso, dovete scaldarlo, se non viene via semplicemente svitandolo, vi ricordo che è in senso antiorario per svitarlo, in senso orario per svitarlo, se non viene svitandolo in senso orario vuol dire che c'è stata messa un po' di colla per evitare che venga via, perché per legge bisogna fare così. Vi basta scaldarlo un minimo e poi svitarlo, se voi continuate coattamente a cercare di girare questo affare con la colla, sbragate la canna e il fucile da buttare. Quindi, onde evitare di andarla a rompere, non fate i Neanderthal e chiedete o ragionateci un attimo sopra.
Il caricatore è, come ho detto, monofilare, anche questo in polimero, molto molto ben fatto. Adoro che ci siano i monofilari già dall'inizio, perché i monofilari sono la risposta ai problemi dell'Europa. Per citare il video sulla stanza delle armi, che dovete andare a vedere, quindi ve lo lascio linkato. Le altre cose sono solite, non mi sto a dilungare. Unica piccola nota apprezzabilissima è il fatto che ci sia già il fast trigger di serie, quindi adorato. E ovviamente OPAP rotativo solito. Passiamo alle 10 incredibili funzioni che potete andare a impostare su questa centralina. Come faccio ad accedere al menu di personalizzazione del fucile? Niente di più semplice. Il fucile deve essere in sicura con la batteria collegata. Andate a mettere il fucile in singolo, ovviamente senza il caricatore, senza puntarli in faccia a nessuno e controllando che all'interno non ci siano dei pallini. Magari sparate un paio di colpi giusto per essere sicuri e tenete premuto per 3 secondi il grilletto. Questo farà un suono, una lucina, e vi dirà: sono pronto, prego. Da qui, una volta che avrà fatto questo suono, a seconda di quante toccate di grilletto darete, potete andare a impostare varie funzioni. Tutto quello che vi sto dicendo è incluso all'interno di una brochure all'interno della scatola, in italiano, in inglese, in spagnolo e anche in altre lingue, quindi lo trovate anche lì, è a prova di scemo, però io ve lo spiego perché sono magnanimo. Singolo, tengo premuto 3 secondi, bibibibi, perfetto. Se premo una volta succede questo. Il fucile spara in singolo. Perché il fucile spara in singolo se premete una volta? No, scherzi a parte, cioè se premete una volta in questo menu, ovviamente se avete impostato le altre funzioni che vi andrò a dire, quindi magari se avete messo che il singolo spara 3 colpi, premendolo una volta, quello lì torna a sparare un singolo colpo. Quindi premete una volta, il fucile in semi spara in singolo. Adesso facciamo una breve carrellata spiegata molto bene sulle posizioni 2, 3, 4, 5. Quindi a seconda di quanti tocchi date, da 2 a 5 cosa succede? Quindi siamo su semi, abbiamo tenuto premuto il grilletto per 3 secondi, ho fatto bip bip. Cosa succede se vado a toccare 2 volte? Vado ad impostare il colpo semiautomatico in binario. Il sistema binario che cos'è? Molto semplicemente, quando andiamo a premere il grilletto spara un colpo, quando andiamo a mollare il grilletto ne spara un altro. Ovvero se io faccio ti 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 ti, sparo molto velocemente in singolo, mettiamolo in questi termini. Su alcuni campi non è possibile, quindi attenzione perché è valido come cheat. Comunque, se premo spara, quando mollo il grilletto spara di nuovo, quindi mi spara 2 colpi con una premuta. Grazie per il fuoco. Molto comodo se volete fare il double tap, ovvero il colpo di sicurezza, perché ovviamente avete meno pensieri. Sapete che il primo colpo è subito seguito da un altro lì. Comodo, piacevole. Io non preferisco sparare velocemente, però si può fare. Ed è più comodo sicuramente della raffica da 2, dove tu non hai proprio il controllo di quando escono i colpi. Quindi, 2 tocchi, double tap. 3 tocchi, vado a impostare il colpo singolo in modo tale che mi spari una raffica da 3 colpi, ovvero la tipica raffica da 3 colpi che trovavate, tipica anche dei GNG ovviamente. Se vado a toccare 4 volte invece vado a impostare una raffica di 3 colpi non sul singolo ma sul fuoco automatico, quindi quando io poi dopo andrò a uscire dal menu confermando la mia scelta, quando metterò il fucile in fuoco automatico sparerò 3 colpi e non sparerà in raffica fissa tenendo premuto. 5 tocchi, quindi toccando 5 volte, vado a impostare una raffica di 5 colpi sul fuoco automatico, quindi quando sparo in automatico tengo premuto, lui mi sparerà 5 colpi secchi. La posizione 6 è uguale alla posizione 1, ovvero va a reimpostare la posizione del selettore in raffica come raffica. Quindi se avete cambiato la selezione raffica e vi spara 5 colpi, se andate a toccare il grilletto 6 volte, vi riporta la funzione raffica del fucile, quando il fucile è in modalità raffica, in raffica, quindi spara raffica. Se tocchiamo invece 7 volte, sono un numero incredibile di volte, dovete essere bravi a contare, mettiamo l'opzione di ramping. Cosa significa il ramping? Quando ho impostato una raffica controllata da 3 o 5 colpi, il fucile cosa fa? Se io continuo a tenere premuto, dopo che mi fa la prima raffica di 5 colpi, mi tornerà in automatico. Questo è utile se abbiamo impostato un fuoco semiautomatico, in questo caso da 3 o 5 colpi, e capito che è inutile continuare a sparare in colpo singolo, vogliamo passare velocemente a una raffica sostenuta. Raffica sostenuta! Quando mai hai sentito raffica sostenuta? Il ramping non ci serve altro che a, in poche parole, se dobbiamo passare da fuoco di precisione a fuoco di soppressione, quindi sparare una marea di pallini, non dobbiamo star lì a sgrillettare il nostro fucile, ma ci basta tenerlo premuto e lui torna appunto a sparare in raffica. Se andiamo a premere invece 8 volte, continuiamo a salire esponenzialmente, andiamo ad attivare il sistema di Active Break, che vi consiglio, soprattutto se ci volete mettere le 11.1 facendoci una modifica apposta, ricordo, perché il fucile non è nativo 11.1, quindi se fate un MC1, come viene chiamato nel nostro negozio, appunto per andare a modificare il fucile in modo tale che possa sparare con l'11.1 e sia più reattivo, eccetera, 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 andiamo ad attivare l'Active Break. L'Active Break non fa altro che impedire
nel momento nel quale noi finiamo di sparare e il motore sta ancora girando, come sulle auto, che non potendo inchiodare immediatamente, anche perché non è che gli fa troppo bene, al posto di sparare un altro colpo, perché il motore ovviamente continua a girare, quindi fa continuare a muovere gli ingranaggi, questo, invertendo il campo elettromagnetico, giri per mezzo secondo al contrario, in modo tale che si resetti senza dover andare a funzionare ancora, perché non abbiamo la frizione qui per staccarlo completamente. Molto utile, evita soprattutto che, come capita spesso, voi mettiate 11.1 su fucili 7.4 e il fucile spari due colpi, anche se voi ne avete sparato uno, perché girando talmente veloce, avendo talmente tanta potenza, non ha tempo di fermarsi. Con le 7.4 non ha bisogno di essere attivato. Se mettete le il colera. Con le 7.4 non ha bisogno di essere attivato, perché è nativo per le 7.4. Successivamente, se ci fate modifiche, vi consiglio di attivarlo, perché è una funzione ottima, veramente ottima. Se tocchiamo 9 volte invece avremo la funzione di sniper delay. Lo sniper delay non è altro che un ritardo sulla velocità nella quale noi possiamo andare a premere il grilletto di un secondo. Questo perché simula l'azione di un fucile bolt action, ovvero su un fucile bolt action, quindi dove dobbiamo noi andare a incamerare il secondo colpo, se vogliamo tornare a sparare, dovremmo usare un sistema leva sostanzialmente, o aspettare che il fucile si fermi, vabbè, tutte quelle robe, avete capito? Con questa funzione possiamo andare a simulare questa lentezza di sparo. C'è anche sulla Titan, quindi l'hanno incluso anche qui, secondo me è abbastanza inutile. Mi raccomando, se lo attivate, perché volete fare gli sniper, ricordatevi di disattivare ovviamente eventuali funzioni di più colpi in colpo singolo, perché ovviamente questa funzione vale per il colpo singolo. Se voi sparate tre colpi insieme sul colpo singolo, questa cosa non la potete attivare, quindi per attivare questa cosa qua, disattivate le altre. Premendo 10 volte c'è una delle funzioni più complicate da spiegare, quindi state molto attenti, perché dovete capire bene come funziona. Vi resetta il fucile. Quindi se avete scasinato e non sapete più che cosa avete fatto, cosa avete impostato, toccate 10 volte, lo attivate e vi resetta il fucile come di fabbrica, quindi con tutte le funzioni tornate alla normalità. Mi raccomando, perché normalmente arrivate, non so che cos'è successo, spara 8000 colpi, non capisco perché. Resettate e ripartite. Finita sostanzialmente la parte più importante del video, vi do un po' di chicche finali, quelle che fanno godere gli appassionati, che vi do come mangime per i polli. Partiamo con una canna di precisione di fabbrica standard da 6.01, quindi di estrema precisione, su cui dovete ovviamente utilizzare pallini di qualità, quindi Tippmann, G&G, Nimrod, Extreme, pallini buoni, perché se mettete dei pallini si sbraga tutto essendo la canna così stretta. Ingranaggi e pistone con denti in acciaio, quindi veramente di ottima qualità, che sono a prova di sberle. Cambio molla rapido e accesso rapido al vano motore, questo è molto comodo quando si vanno a fare delle modifiche o se si devono fare dei controlli sul fucile. Potevo far di meglio, non è uno dei miei migliori. Era davvero tanto che non facevo un War Rage, ed era davvero tanto che non uscisse qualcosa di nuovo sul mercato, perché stiamo tutti aspettando il P90 della Crytek, ma c'è rimasto in mezzo in Ucraina. Abbiamo qui i nuovi Ghost. Allora, rispetto ai vecchi, in realtà fuori non cambia niente, non c'è stato un restyle grafico, non c'è stato un restyle di materiali, è tutto come piace a noi. Quindi semplice, resistente, non ha giochi, efficace e soprattutto bello da vedere e toccare. La vera novità è sotto, l'ETS2. Io, qui lo dico e non lo nego, sono sempre stato un fan di Centraline Evolution, che non conosce un nessuno. Cioè, Centraline Evolution, a parte sui fucili stock Evolution, è difficilissimo trovarle fuori, addirittura in Italia non si trovano. L'ETS2 è il perfetto connubio tra l'ETS1, che io ho usato su un mio VFC per un anno e mezzo, perché le altre centraline non mi soddisfavano prima di montare una centralina segreta che vedrete più avanti, e l'ETS3 che trovi invece su tutti i fucili di fascia alta Evolution. Perché il connubio? Perché tiene i pro di una e i pro dell'altra, cioè ha la reattività allucinante dell'ETS1. L'ETS1 ha una reattività, un input lag pari a zero, è pauroso, il feedback di sparo ed esce il colpo è pazzesco, davvero pazzesco. E non ditemi, no vabbè, chi cazzo è che mi chiama? Non dite nella vostra testa, già immagino, no ma io c'ho il Titan Advance con centralina Bluetooth. Quindi sono a posto. No, non ha niente a che vedere con le reattività del Titan. La Gate ha un input lag che, porco il demonio, fa schifo. Ma voi siete vecchi e non ve ne rendete conto. Iniziate a fare un po' di video giocate e allora vi rendete conto cos'è davvero l'input lag e quanto fastidio può dare. L'ETS2, dicevo, è super reattivo, ma ha comunque delle funzioni programmabili come G&G. G&G ha fatto una centralina che prende fuoco per programmarti solo una funzione. Evolution ha detto, tienimi la birra, G&G, e ha fatto
L'ETS2. Geniale il colpo binario, si vedeva solo sulle centraline di fascia altissima, adesso ce l'abbiamo di serie su un fucile. Questo, che io sappia, a parte quelli che montano gate, vedi, spec una merda. Cosa? Niente. Chi è stato? Cos'è stato? A parte quelli che montano gate di serie, è il primo fucile fuori dall'universo gate a avere il colpo binario out of the box. Nelle arene, che è la tendenza di gioco che sta prendendo adesso, è la chiave vincente. Il colpo binario, se non l'avete mai provato, è un'erezione in campo, ve l'assicuro. E anche da pitrazza, bistro, perché voi che fate 5 colpi al secondo sforzando 7000 componenti su 8 del vostro fucile, quelli col binario arrivano, fanno così, ha sparato 2 colpi, ti hanno colpito, tu sei baluco. No, come prestazione è rimasto spettacolare. Se devo fare i war rage, io posso solo e soltanto criticare il fatto che la canna sia in ottone, ma è un fucile da 200 e passa euro, non arriva neanche a avere i soldi materialmente parlando per farvi una canna in acciaio, quindi già perfetto così. Posso criticare, come critico sempre sui fucili Evolution, che non abbia l'hold open, quindi se io lascio questa stina lei si va a richiudere e non rimane aperto per poi chiuderlo col ball catch. Vabbè, cioè nel senso, non è quello il grosso problema. Su un fucile che è completo a 360 gradi, chi se ne frega dell'hold open. In realtà non ha difetti, in realtà è un fucile ben riuscito e sono d'accordo con chi pensa che, dopo un confronto tra l'altro con Red, che sia il miglior fucile in assoluto di questa fascia di prezzo, dei 100 sotto e dei 100 sopra, per iniziare. Non c'è replica che tenga. Nel 2022, questo è un mio ragionamento personale, siamo arrivati a una perfezione delle repliche standard altissima. Cioè anche un Jingong del cazzo può spararvi il triplo, il quadruplo dei colpi che sparava 5 anni fa. Adesso bisogna puntare su queste cazzate. Sono queste cazzatine che ti definiscono un prodotto completo oppure no. Se nel 2002 bastava che la replica sparasse, nel 2022 bisogna che la replica abbia un ecosistema attorno, bisogna che i soldi che vengano spesi abbiano del sapore in più. Quanto parli? Ma basta, taglio. Bene, siamo qui, siamo caldi, siamo pronti, il fucile ha pallini 0,25 all'interno, pop-up tirato a 0, batteria 7,4 nel calcio, è carico, pronto a sparare, andiamo a sparare alla sagoma del nostro simpatico Talebbi. Importante è che spariamo colpo singolo al busto, raffica al busto e in binario in testa, perché poi lo metti in binario. Pronti? Caldi? Carichi? War, ci sei? Spariamo, come ho detto prima, in singolo al petto del nostro Talebbi. Ok, non male, e passiamo alla raffica. Stocche, questo lavoro qua spara così, out of the box. Andiamo a impostare adesso il binario. Da fucile in sicura, in direzione della linea di tiro, perché un colpo lo potrebbe sparare all'inizio quando dobbiamo andare a selezionare. Mettiamo colpo singolo e teniamo premuto 3 secondi. 1, 2, 3. Suona. Tocchiamo 2 volte. 1, 2. Mettiamo in automatico per attivare o disattivare la funzione. Ha fatto suono. Rimettiamo in colpo singolo e teniamo premuto 3 secondi. 2, 3. Perfetto. Adesso quando andiamo a sparare, sentite che fa? Ti. Perché quando vado a mollare, ve lo faccio vedere di qua, sparo 2 volte. Fighissimo, andiamo a vedere come performa. Adesso sparo ovviamente alla testa, ci sei? Questo è l'Evolution. Passiamo alle conclusioni finali. Bene, cosa ne penso quindi della serie Ghost Evolution con ETS2? È una bomba. Se dovete cominciare a giocare a soft air, questo è il fucile da prendere. Punto. Non ci sono storie. E se volete spendere 100 euro, 110, 120, non avrete qualcosa del genere. Se volete cominciare a giocare a soft air e volete partire senza dover spendere chissà che cosa, perché alla fine vi serve un fucile, i caricatori e le batterie, andate su una cosa del genere. Questo è il punto, non si scappa, non si sfugge. Cima, GNG per economici, non hanno quello che hanno questa serie di fucili. E lo dico non perché li devo vendere, ma perché è di fatto così, se andiamo a valutare tutti i prodotti sul mercato. Cioè, è ovvio che sono fucili che costano meno, ma non hanno niente di questo, e per il rapporto qualità-prezzo a cui vengono proposti, per me è veramente il top del top.
e avendone venduti tanti nell'arco degli anni, quanti tappeti abbiamo venduto, sempre questa gag, non danno problemi, non ci sono problemi, sono prodotti in Italia, quindi anche il customer service che possiamo avere, il ricambio, i pezzi e tutto è iper ultra veloce. Non so che altro dirvi, perché sembra veramente che stia vendendo tappeti. Risparmiate un sacco di soldi, quindi visto che volete spendere pochi, spendeteli per qualcosa che abbia senso comprare, perché spendere 140 euro per un fucile che poi dopo si spacca dopo tre volte che lo usate non è molto divertente. Bene, qui da Red è tutto, vi ringrazio di essere stati qui con noi, so che possiamo sembrare molto di parte, ma è effettivamente un prodotto rivoluzionario, non si scappa, quindi vi ricordo che in descrizione trovate i link per i vari prodotti con le varie combinazioni di prodotti. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ricordo di dare un'occhiata anche ai nostri Instagram linkati in descrizione, perché pubblichiamo una marea di contenuto, davvero tanto contenuto divertente, siamo simpatici, e se volete venirci a trovare siamo al Monopoly Soft Air di Reggio Emilia, vi aspettiamo, state venendo veramente in tantissimi in ultimo periodo, vi ringrazio veramente tanto perché ci fa piacere vedervi. Qui da Red è effettivamente tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry!